L'amministratore delegato di Mediaset starebbe architettando un colpo di scena solo per la compagna. I due sono insieme da più di 20 anni. Era il 2002 quando Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno cominciato a frequentarsi, ufficializzando il proprio legame. 8 anni dopo è arrivato il primo figlio, Lorenzo Mattia, e poco più tardi la secondogenita, Sofia Valentina. La relazione procede a gonfie vele, nonostante non abbiano ancora pronunciato il fatidico sì. Il matrimonio non è tra le priorità della coppia, una scelta che non ha fatto altro che alimentare le voci e il gossip attorno alla loro storia d'amore. Mettendo per un attimo da parte le nozze, pare che l'amministratore delegato di Mediaset voglia sorprendere la compagna con una mossa inattesa. A parlare è stata la redazione del settimanale Nuovo, in uno degli ultimi numeri della rivista. Per Pier Silvio si tratta di un investimento importante, è dal 2022 che si dedica a questo progetto, si legge. A breve dovrebbe scoprire le carte e chissà come reagirà la conduttrice di Verissimo. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin cambiano casa, dove si trasferiranno. In barba al pettegolezzo, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si godono la loro storia d'amore in tutta tranquillità. All'orizzonte non pare ci siano le nozze, nonostante le voci sul matrimonio si siano rincorse con insistenza negli ultimi tempi. Tanti i progetti per il futuro, a partire dal trasloco nella splendida villa che l'amministratore delegato di Mediaset sta facendo ristrutturare dal 2022, acquistata per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Un investimento monstre per una residenza storica come Villa San Sebastiano, una delle poche rimaste, disponibili, tra quelle che si affacciano sull'affascinante Golfo del Tiguglio, e che, come riporta il settimanale Nuovo, sarebbe stata restaurata anche negli interni per mano della nota designer Guy Aulenti. Conta ben 9 camere, 7 bagni, una piscina, un uliveto, un frutteto e un vigneto, si legge. Insomma, ci sarà spazio in abbondanza per tutta la famiglia, anche per i due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2015. Lasceranno in tempi brevi la loro attuale abitazione nel borgo di Paraggi, vicino Portofino. I lavori sono ormai addirittura d'arrivo.